Ferragosto all'insegna del bel tempo in tutto l'Abruzzo, con temperature leggermente al di sopra della media stagionale, ma senza il gran caldo e l'afa soffocante delle scorse settimane. Giornate ideali per una gita fuori porta, una grigliata all'aperto oppure un tuffo in acqua, tanto basta percorrere pochi chilometri per immergersi nelle acque del mare oppure passeggiare tra i boschi delle montagne e dei parchi in una regione che ha molto da offrire, tra borghi, riserve naturali, eremi e luoghi ancora incontaminati. I gestori delle strutture alberghiere, pur lamentando una leggera flessione rispetto allo scorso anno, per questo periodo ferragostano hanno le stanze quasi tutte prenotate. A soffrire l'extra alberghiero, case, vacanze, affitti vari, che trascinano verso il basso anche i conti dei ristoratori, mentre le prenotazioni sono al completo negli stabilimenti balneari. Prende sempre più piede anche l'uso delle bici, fenomeno in ascesa negli ultimi mesi sia sulla costa dei Trabocchi che in tutte le altre località in cui sono presenti le piste ciclabili. Altrettanto si può dire sulle iniziative, spettacoli tra cinema, teatro, musica e poi mostre, eventi religiosi e sportivi. Si sta diffondendo un nuovo modello di vacanza Abruzzo improntato alla fusione tra cultura popolare, ambienti e tradizioni. Una formula che sembra funzionare senza dimenticare il cibo e tanti prodotti tipici, i gustosi piatti che esprimono sapori e saperi antichi che sempre più spesso vengono coniugati con l'innovazione e le contaminazioni con altre culture. Se decidete di cimentarvi con una grigliata e cuocere i famosissimi arrosticini, fate attenzione a come usate il barbecue, potreste incautamente ustionarvi oppure causare incendi. Se decidete di brindare, i vini abruzzesi sono molti e avete l'imbarazzo della scelta, fatelo con moderazione, soprattutto se dopo vi metterete alla guida di un qualsiasi mezzo di locomozione. Comunque, che oggi siate in vacanza oppure al lavoro, e pensiamo alle forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza di tutti, a chi lavora negli ospedali, nelle case di riposo per anziani, a chi fa intrattenimento e informazione, trascorrete un sereno Ferragosto e che sia all'insegna del buon umore, perché come diceva Charlie Chaplin, attore comico, regista, sceneggiatore, tra i più importanti e influenti cineasti del XX secolo, non bisogna mai smettere di sorridere. Ridere, perché un giorno senza un sorriso è un giorno perso.